Acqua, oltre 9 milioni di euro di investimento per garantire l'approvvigionamento idrico della Val di Chiana Senese. Camper ha firmato un protocollo d'intesa a sostegno della filiera produttiva toscana. Ambiente, 4 nuovi impianti che producono energia pulita in altrettante discariche e dismesse. Sostenibilità, Festival UNESCO nelle terre di Siena per parlare di valorizzazione del patrimonio mondiale e sviluppo sostenibile in tempo di crisi. L'intervista di questa settimana è con il vicepresidente Alessandro Pinciani. Ammonta a circa 9,5 milioni di euro l'investimento fatto dalla provincia di Siena, grazie a fondi comunitari, regionali e del servizio idrico integrato, per realizzare il primo lotto della rete irrigua del comprensorio di Montepulciano, alimentata dalla diga di Monte d'Oglio. L'intervento prevede la costruzione di un innovativo sistema di tubazioni che si estenderà per 20 chilometri, garantendo l'alimentazione di 829 ettari di terreni irrigabili su un totale di 1612 ettari dell'intero comprensorio, l'approvvigionamento idropotabile dei comuni di Montepulciano, Torrita di Siena e Sinalunga e la riduzione dei prelievi dei corpi idrici superficiali e dalla faida. Ne abbiamo parlato con Anna Maria Betti, assessore allo sviluppo rurale della provincia di Siena. Una rete attesa dagli anni 70 che cambierà il volto o mette le condizioni comunque per cambiare il volto dell'agricoltura in Val di Chiana. Si tratta di irrigare con sistemi tra l'altro molto innovativi 800 ettari circa su 1.600-2.000 di aree potenzialmente irrigue, aree agricole, che consentiranno di avere una disponibilità di acqua anche di ottima qualità. Un'intesa fra regione, istituzioni, parti sociali e associazioni di settore per sostenere e rilanciare la camperistica, una filiera che vede concentrarsi in Toscana l'80% della produzione nazionale. Il protocollo è stato firmato a Firenze alla presenza dell'assessore alle attività produttive Gianfranco Simoncini e, tra gli altri, dell'assessore alle attività produttive della provincia di Siena Tiziano Scarpelli. L'amministrazione provinciale senese ha voluto fortemente questo protocollo che rinnova e integra una precedente intesa del 2007. Ne abbiamo parlato con l'assessore Tiziano Scarpelli. Il protocollo che abbiamo siglato in provincia è un protocollo che rinnova e riaggiorna un vecchio protocollo firmato nel 2007, lo riaggiorna alla luce della crisi economica arrivata negli ultimi anni, inserendo alcuni strumenti che, come dire, provano a rilanciare il settore del campo e provano a dare innovazione a questo settore, appunto strumenti che collegano il mondo del camper, il mondo delle imprese con il mondo della ricerca e dell'università, danno alcuni strumenti, che nel protocollo sono individuati alcuni strumenti per internazionalizzare ancora di più il prodotto e soprattutto questo strumento è uno strumento fondamentale per aprire al Ministero dello Sviluppo Economico un tavolo nazionale sul camper. Siena Ambiente guarda sempre di più allo sviluppo delle sue attività connesse alla green economy e alla produzione di energia pulita da fonti rinnovabili. Uno degli ultimi progetti realizzati è quello di 4 parchi fotovoltaici realizzati in partnership con Nova e attraverso la società partecipata Sinergia Green Tech. I nuovi impianti sorgono nelle discariche dismesse delle Macchiaie, a Sinalunga, ai Foci, Poggibonsi, a Monticiano e in un lotto del sito di Torre a Castello ad Asciano. Permetteranno di produrre energia elettrica per 1.300 cittadini, evitando, rispetto alle fonti fossili, l'immissione in atmosfera di 540 tonnellate di CO2 all'anno. Patrimonio mondiale e sviluppo sostenibile nelle terre di Siena, la gestione UNESCO in tempo di crisi. Sono questi i temi del convegno che si è tenuto a Siena presso il Palazzo del Governo, in Piazza Duomo, e che ha visto confrontarsi tecnici e politici in materia di valorizzazione e conservazione dei siti UNESCO in Toscana e in Italia. Il convegno, voluto dai siti UNESCO senesi e toscani, ha dato il via al Festival UNESCO nelle terre di Siena, finanziato dal Ministero per i beni e le attività culturali con il patrocinio della Regione Toscana. L'iniziativa ha coinvolto nell'organizzazione anche la Prefettura di Siena, la Provincia di Siena e la Fondazione Musei Senesi. Ne abbiamo parlato con Luigi Di Corato, direttore generale della Fondazione. La gestione dei siti UNESCO, un patrimonio inestimabile, in un momento di crisi è evidentemente affaticata da minori risorse e da una situazione anche di governance piuttosto complessa. Però il tema è quello che il patrimonio può essere un asset strategico per lo sviluppo dei nostri territori e avere delle eccellenze così straordinarie sostanzialmente ci dà una posizione di preminenza rispetto al resto del nostro paese.
Prosegue la mostra Vino fra mito e storia, un tributo al prodotto simbolo delle terre di Siena nel mondo, nei luoghi più rappresentativi per identità e produzione. La mostra, promossa da Provincia di Siena e Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana, è tutta dedicata al mondo del vino, un comparto rilevantissimo per l'economia del territorio, che qui, più che altrove, è anche sinonimo di tradizione, cultura e identità. Se il nucleo principale è a Siena, nella sede di Enoteca, dove è allestito un percorso espositivo sulla storia del vino, nei musei dei cinque territori maggiormente rappresentativi dell'eccellenza vitivinicola senese, cioè Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Montalcino, Montepulciano e San Gimignano, sono allestite le mostre collaterali, integrate nelle collezioni permanenti. Sempre nella città del Palio, nei suggestivi ambienti del Santa Maria della Scala, dove è ospitato il Museo Archeologico Nazionale di Siena, è in mostra un oggetto unico, il cinerario di Monte Scudaio. L'intervista di questa settimana è con il vicepresidente della provincia di Siena, Alessandro Pinciani. Assessore Pinciani, parliamo di opere pubbliche, il punto sulla Cassia e sulla 429. Beh, per quanto riguarda Cassia 429, le due principali infrastrutture, grandi infrastrutture in gestione della provincia di Siena, la situazione diciamo è un po' diversa. Per quanto riguarda la Cassia, abbiamo ormai ultimato il 29 di novembre gli stati di consistenza con il ripiegamento del cantiere. Adesso andiamo alla fase, come dire, di risoluzione di una serie di problematiche che stanno sul cantiere al fine di poterlo liberare da dei vizi che ci permetteranno poi, si spera, con le dita incrociate entro maggio, di arrivare alla indizione della nuova gara e quindi poi di procedere, si spera, a tappe spedite per la definizione di questa importante infrastruttura per il nostro territorio. Per quanto riguarda invece la 429, qui le notizie sono di diverso tenore, perché in realtà il 19 dicembre andremo ad inaugurare il tratto di nostra competenza, che si somma poi a quello di competenza di ANAS, inaugurato da qualche mese, e a quelli che verranno da parte della provincia di Firenze e che andranno tutti insieme a definire la nuova viabilità, quindi il nuovo asse della Valdelsa, che permetterà di contrarre fino alla metà i tempi di percorrenza per giungere sulla Fipili e quindi sul Tirreno. Cambiamo argomento, parliamo dei danni dell'alluvione e del maltempo registrati anche in provincia di Siena. Da un lato abbiamo questo impegno importante che la Regione ha messo dal punto di vista delle infrastrutture e quindi andremo nel giro di breve a mettere mano a quattro situazioni, quindi quattro interventi fondamentali: Foenna, Parce, Salcheto, Salarco. Accanto a questo, quindi interventi a cura della provincia di Siena, della provincia di Arezzo, finanziati dalla Regione Toscana per un complessivo di 8 milioni e rotti di euro. Per quanto riguarda invece l'altra parte, cioè noi ci stiamo misurando ormai negli ultimi anni nel vano tentativo, perché poi in realtà la natura è molto più forte di noi, di gestire le emergenze a valle. Noi dobbiamo cercare di risalire la china e quindi andare a individuare il problema, che non è detto per forza di cose che implichi ovviamente l'impiego di notevoli energie economiche, però anche alcune buone pratiche che noi dobbiamo recuperare. Questo riguarda sia le amministrazioni pubbliche, ma anche privati. Dobbiamo cercare di dare attenzione al territorio, ai terreni, alla difesa del suolo, cosa che veniva data nel passato e oggi non si dà più. E quindi io spero che la prossima riforma delle province, che io auspico, quindi un riordino serio, non soltanto da un punto di vista di quella che è la macchina dirigente, la macchina amministrativa della provincia, ma anche il riordino stesso delle competenze, ci dia la possibilità davvero di mettere mano una volta per tutte a questo sistema. Difesa del suolo, quindi non più come un elemento distruttivo per la provincia, ma un elemento, anzi al contrario, forse costruttivo, e che ci permetterà, spero ovviamente, di poter gestire le emergenze in maniera totalmente diversa.